Salve a tutti ragazzi, io sono Andre dello staff di Ultimate Team FIFA Italia e oggi sono qui per portarvi la review di Thiago Alcantara in forma. Thiago Alcantara si presenta con un 73 di velocità, un 80 di tiro, un 83 di passaggio, un 90 di dribbling, un 58 di difesa, un 66 di fisico e un 84 di overall generale. Le statistiche, diciamo quelle lì un po' più dettagliate, le state vedendo ora in sovraimpressione, quindi penso sia inutile che ve le dica di nuovo io. La cosa che mi ha stupito di più di questo giocatore, indubbiamente, ovviamente, è il dribbling che è 90 sulla carta, un dribbling che può essere utilizzato sia dagli skiller che per che ha 4 stelle skill, non molte, ma sono comunque 4 stelle skill che vi permettono di fare la maggioranza delle skill. Ma grazie a quel 90 di dribbling, quindi credetemi, è veramente un 90 di dribbling e non è una caratteristica sfalsata, permette anche a chi non è bravissimo con le skill di utilizzare per esempio quei dribbling basilari, per esempio il no touch dribbling, il tocco di suola, il cliccare i tasti L2 R2 oppure LT ed RT per proteggere palla, e veramente riuscirete al 100% a saltare l'uomo. La cosa bella che mi è piaciuta di questo giocatore è il fatto che la palla rimane sempre incollata al piede, non perde mai la palla da sotto ai piedi e non è neanche facile sradicargli il pallone. L'altra cosa che mi è piaciuta tantissimo di Thiago Alcantara è il tiro. Tiro poiché quando vado a vedere quell'80 di tiro mi immagino comunque qualche problemuccio. Il primo problema che mi sono ritrovato avanti all'inizio era la finalizzazione nella prima partita, nonostante mi avesse segnato 2 gol. Il problema è, questo è un giocatore che non è difficile da usare, ma ci vogliono una o due partite per, diciamo, capire bene come sfruttare le sue doti offensive, dato che non potete utilizzarlo come mezzala, dato il suo poco fisico che è un 66 e la sua poca difesa. Quindi io vi consiglio di metterlo o a T nel falso 9 come l'ho messo io, oppure come COC dietro una punta, due punte, poi vedete voi. Dicevo, per quanto riguarda il tiro, la finalizzazione non è un contro, anzi, dopo un paio di partite riuscirete a capire bene come far segnare questo giocatore, dato che questo giocatore non ha problemi, perché può tirare a giro, può tirare di potenza, vedete qui che è anche uno specialista sulle punizioni, è un giocatore tuttofare. Non l'ho messo tra i pro, ma anche i passaggi sono buoni, non sono eccellenti, perché rispetto per esempio ai tiri, ogni tanto il passaggio lungo, per esempio, diciamo lo fa un po' più lungo del dovuto, ma comunque non è né un pro né un contro. I passaggi corti, per esempio, sono veramente veramente ottimi, perché ti permettono comunque, eventualmente non riesci a saltare l'uomo, oppure non riesci a saltarlo tramite dribbling o tramite velocità, vi permette di fare quei fraseggi stretti tipo 1-2. Quindi per me i passaggi vanno molto molto bene. Per quanto riguarda il fattore velocità, essa si presenta con un 73 di velocità. Molti potrebbero pensare che questo è un contro. Assolutamente no. Non è un contro, ma non è neanche un pro. Vi dico perché non è né un contro né un pro. Non è né un contro né un pro perché può sembrare strano, ma avendo un giocatore con 90 di dribbling puro e 4 stelle skill, la velocità in sé per sé conta poco. Posso assicurarvi che anche chi gioca, ovviamente poi chi gioca a FIFA in squadra con tutti quelli con 90 di velocità ovviamente avrà problemi, ma posso assicurarvi che chi gioca nella norma, ovvero che usa velocisti ma riesce a giocare anche con chi ha 85-86, non avrete problemi con Thiago, perché è un giocatore che tramite quel 90 di dribbling non ha veramente bisogno della velocità. Poi soprattutto, dato che è un giocatore che deve stare avanti, cioè deve essere o un AT o un COC, diciamo che lo troverete quasi sempre linea metà centrocampo offensivo attacco, quindi non è un problema, anzi assolutamente. Riepilogando, i pro sono tiri, finalizzazione, dribbling, posizionamento, perché raga ha un posizionamento incredibile, perché veramente sa sempre dove deve stare. E al posizionamento ho voluto metterci come altro pro anche gli inserimenti, perché è un giocatore incredibile. Ti detta lui il passaggio quando non è lui a farlo, quindi questa è una cosa che mi è piaciuta veramente veramente tanto. Quindi tiri, dribbling, finalizzazione, posizionamento e inserimento. Mentre come contro abbiamo il fisico, perché diciamo che alcune volte andrete a rovinarvi un'azione che apparentemente è fantastica per il poco fisico che ha, perché quando per esempio è, diciamo, in balia del difensore,
la maggior parte delle volte, se ve lo trovate praticamente o di faccia o di lato senza riuscire a scartarlo, Thiago cadrà a terra. La maggior parte delle volte conquistando un fallo, ma cadrà a terra. Quindi questa è una cosa che, diciamo, è l'unica cosa che caratterizza Thiago. Ora la domanda fatidica è: Thiago è un giocatore da comprare o no? Io ti dico che per me Thiago è un giocatore da comprare, soprattutto ora che stamattina alle 8, no, alle 9, scusatemi, che sto facendo il commentary, il prezzo di Thiago è a 150.000 crediti. Quando lo abbiamo registrato noi era a 230, 220, e già lì forse le cose sarebbero cambiate. Io penso che il prezzo, non credo, continuerà a scendere, non lo so benissimo. Se scenderà al 100k, ma anche a 150, se avete i crediti, io vi consiglio di prenderlo, perché come avete visto io ho girato una squadra argento apposta per questo. Volevo capire se con giocatori non scarsi, ma ovviamente che non caratterizzavano una partita, riusciva comunque a gestirsi la partita e a fare prestazione, a far vincere le partite. E vi dico, fa vincere le partite, però ogni tanto, comunque giustamente, per 20-30 minuti a quello sbalzo che dice, praticamente non è che non lo vedete, ma a livello offensivo è praticamente nulla, e quindi dovete un po' gestirvela con i passaggi. Però avete visto, in 4 partite mi ha fatto 14 gol, è un qualcosa di eccezionale. Quindi io vi consiglio di prenderlo, perché è veramente un acquisto ottimo, un acquisto veramente veramente bello, un acquisto che veramente comprerò sicuramente anche sul mio account, perché è un giocatore che a mio parere spacca tanto le partite e non è neanche un attaccante. Il modulo in cui vi consiglio di utilizzarlo è il 4-3-3 col falso 9, non ce l'ho provato con l'attaccante dietro, ma andate poi praticamente a pagare 150.000 crediti di un giocatore che si vede poco, mentre nel falso 9 è un giocatore che veramente vi risalta sempre agli occhi, perché è sempre al centro dell'azione. Questo video è finito, io vi saluto, vi ringrazio, ci vediamo al prossimo video, bella!